ragazzi, io sono la Vero e bentornati a Venerdì con Vero Z. Come promesso nel mio scorso video, oggi parlerò dei film più deludenti del 2017. E con cosa intendo film deludenti? Film che magari ho visto il trailer e non vedevo l'ora di vederlo. Film con altissime aspettative che però alla fine hanno deluso un po' tutti. E non sto parlando di film che chiaramente sarebbero stati brutti o mediocri come Baywatch, Emoji Movie, eccetera eccetera, ma di film che avrebbero avuto una chance però non hanno funzionato. Ma prima di iniziare voglio ricordare che la mia promozione con pumpling.com è ancora attiva. Sì, mi vogliono sempre, incredibile. Il codice è come sempre VeroZ15, una volta sul sito, una volta riempito il carrello, pronti a fare il checkout, mettetelo nella finestrella codice sconti promozionali coupon e boom, vi daranno il 15% su tutto quello che avete in quel carrello. E cosa ci potrebbe essere in quel carrello? Ci potrebbero essere magliette come questa, che tra parentesi è sempre stata una delle mie preferite in assoluto. Appena l'ho vista ho detto: quella è mia, quella la voglio, e finalmente, una volta arrivata la mia taglia, beh, ce l'ho addosso. Ve la faccio vedere perché è stupenda. Praticamente sono le 4 stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. E inverno fatto stile Game of Thrones. Il corvo mi fa impazzire, l'espressione tutta imbronciata con le rughine sul... è il dettaglio, ecco, la magia sta nel dettaglio e io la adoro. Ma se non siete interessati a magliette, ci sono anche felpe, borse, calze, cover per telefoni e chi più ne ha più ne metta. Quindi visitate il sito www.pumpling.com e fategli sapere chi vi manda. Ed ora iniziamo con questo elenco. Ebbene sì, sarà più un elenco, non è proprio una top 10, perché sinceramente mi hanno deluso più o meno tutti quanti allo stesso modo. E non starò nemmeno a entrare troppo nel dettaglio perché ho fatto la recensione di ogni singolo film presente in questo video. E ovviamente vi lascerò il link di tutte le recensioni di tutti i film che menzionerò qua sotto nella descrizione. Partiamo subito parlando del film più recente del gruppo, cioè Justice League. Ok, Justice League doveva essere chiaramente l'equivalente DC di Avengers, il film più aspettato di tutti i tempi. Sto esagerando un po' qua, però era aspettatissimo. E si vede chiaramente che qua la DC ha avuto una fretta enorme di far uscire questo film di unione, di gruppo, di tutti i suoi supereroi più importanti, senza nemmeno dare un'introduzione adeguata ad ogni singolo personaggio. Quindi un po' ci si aspettava che non sarebbe stato a pari passo con Avengers, però allo stesso tempo ci si aspettava qualcosa di meglio del prodotto che ci è stato dato. Sì, intratteneva, sì, era carino, sì, Wonder Woman era fantastica, però si vede, si sente che mancava qualcosa, quella scintilla per far partire e fare entusiasmare i fan della DC. Continuando sempre a parlare di universi cinematografici fatti velocemente, non pensati, beh, non posso non menzionare La Mummia. Ok, questo è un altro che chiaramente ci aveva qualcosa fuori posto già dall'inizio, però allo stesso tempo, dai, un film d'avventura, quello degli anni 90 era simpatico, magari fare una cosa così, c'è questa grande questione del Dark Universe che dovranno lanciare con questo film, sarà qualcosa di buono, sarà qualcosa di spettacolare, e invece no, è una trama confusionale, non si sa perché si segue questo personaggio, l'elemento Dark Universe viene buttato dentro un po' a caso, cioè ad un certo punto si arriva, si parla con Dr. Jekyll e tu fai: perché? Cioè sì, c'era la scritta Dark Universe prima del film, però se uno non sa che cosa vuole dire, Russell Crowe, perché non fai il sequel di The Nice Guys invece che buttarti in questi universi che molto probabilmente non decolleranno perché sono fatti in fretta e furia pur di far uscire un universo cinematografico. E quindi sì, grandi speranze per il Dark Universe che poi si è rivelato solamente tutto fumo e niente arrosto. Ma ora passiamo a film che invece che creare universi veri e propri volevano semplicemente avere sequels, che è una cosa che probabilmente non accadrà perché non hanno avuto successo al botteghino, non sono stati amati quanto avrebbero sperato e in generale hanno deluso le persone. A partire da King Arthur, il potere della spada. Mi ero anche dimenticata che questo film fosse uscito quest'anno o l'anno scorso, cioè avete capito, no? Semplicemente dal trailer, ok, Guy Ritchie, medioevo, vi ricordate Sherlock Holmes? Quello ha funzionato, perché non potrebbe funzionare anche in questo caso? E poteva
potevi vedere il potenziale di questo film, però non... Secondo me il problema principale di questo film è che gli mancava quel senso di world building, di farci interessare a questo mondo, a questi personaggi, come funziona, come non funziona. Alla fine un mondo semi fantasy, quello di Re Artù. C'è Merlino, ci sono i maghi, ci sono le streghe, c'è tutta sta gente qua. Perché non approfondire questa cosa? Per dire, le tre streghe stile Ursula che sono nelle fondamenta del palazzo, chi sono? Cosa ci fanno lì? Quali sono le loro intenzioni? C'erano piccoli trucchetti di montaggio della serie. Aspetta, riavvolgiamo il film. E riavvolgono il film. Cosa che mi ha distratto da morire, perché fino a quel momento era principalmente slow motion, molto epico. Poi è come se Guy Ritchie fosse arrivato sul set quel giorno lì. Fosse andato fino in fondo, avrebbe funzionato molto di più. Altro film che ha avuto un po' di problemi col world building: Valeria nella città dei mille pianeti. Assolutamente creativissimo. Come si chiama il regista? Villeneuve. No, non penso proprio. Leon, su, Quinto Elemento. Francese. Louis Besson. Luc Besson. Grazie. Luc Besson è veramente bravo a mettere dettagli e creatività nelle creature che inserisce all'interno dei suoi film. Io immaginavo quasi che Valeria sarebbe potuto essere quasi un sequel del Quinto Elemento. E sì, elementi interessanti ci sono stati, però la storia no. La storia mancava, personaggi antipatici, momenti in cui dici mi piacerebbe esplorare altri pianeti, altre zone, altre parti di questa città, e poi invece non si va da nessuna parte. Si vedono cose, scenari già visti. La parte più creativa, seriamente, è quella del mercato, dove tu devi mettere i guanti, devi mettere gli occhiali per interagire con questa cosa che se non li hai addosso non c'è. E invece quando arrivi sulla città dai mille pianeti ci fanno vedere 4-5 stanze in una scena d'azione, mentre c'è il protagonista che salta in una stanza all'altra nel giro di Betty. Hai 3 secondi per vedere qualche creatura nuova e poi basta. Per il generale, il cattivo, che è chiaramente cattivo, gli alieni alti bianchi stile Avatar che ti fanno cercare di pensare che sono cattivi, invece sono buoni. Chiaramente sono alieni Avatar, non possono essere cattivi, lo si vede nella prima scena del film, che non possono essere cattivi. E sinceramente, se una delle parti migliori del film è Rihanna, allora avete un problema molto grosso. Parlando sempre di mondi fantastici, parliamo nuovamente della Torre Nera. Un film che per me è stata una perdita di tempo. Ma come si sa, i film tratti da opere di Stephen King possono andare incredibilmente bene oppure incredibilmente male. E in questo caso la delusione regnava sovrana. Tra un personaggio protagonista che non aveva sostanza, il personaggio secondario che era mille volte più interessante del protagonista, un cattivo che era chiaramente il cattivo, pieno di poteri che non sapevi come funzionassero. Veramente poteva fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Ed in generale un ritmo lento, noioso. E so che questa è una serie di libri fatta bene. Non ce ne sarebbero 8 se non fosse fatta bene. E quindi che dire, a tutti i fan di questa serie di libri, mi dispiace. Condoglianze. So che aspettavate questo film / serie da moltissimo tempo e mi sa che per avere un adattamento buono ne dovrete aspettare ancora un po'. Ed infine, chiudendo la sezione mondi fantastici o futuristici, una delle mie più grandi delusioni di quest'anno è stato Ghost in the Shell. Poteva essere bellissimo, aveva il potenziale di essere bellissimo. Anche quando inizia il film tu pensi, wow, questo può funzionare, questo può essere spettacolare. Potrebbe non essere solamente una situazione di whitewashing, potrebbe essere finalmente un adattamento di un anime / manga fatto decentemente in occidente, e invece non arriva al traguardo. Ed è un vero peccato, perché tutto stava funzionando bene. Scarlett Johansson, brava nel ruolo. Quello che ho solamente recentemente scoperto che anche in Game of Thrones a fare Bateau è veramente bravo anche lui. Le atmosfere, le ambientazioni sono ricreate molto fedelmente dall'anime. Però questo film mancava lo spirito, se vogliamo rimanere in tema. Ghosti, spiriti, Ghost in the Shell.
Vabbè, finiti di parlare di questo. E poi c'è stato un film che all'inizio non sapevo nemmeno che stessero facendo un sequel. E una volta scoperta la cosa non vedevo l'ora che sarebbe uscito. Ma che una volta visto, ragazzi, mi sono chiesta: cosa è andato storto? Ed il film di cui sto parlando è Kingsman, il cerchio d'oro. Ho adorato alla follia il primo Kingsman, perché non mi aspettavo sarebbe stato così bello. Mi ha preso completamente alla sprovvista. E tutti gli elementi di trama che funzionavano in quel film, in questo nuovo erano o esagerati alla follia oppure semplicemente mancanti. La cosa che però probabilmente ha dato il maggior fastidio è stato il fatto che hanno fatto tornare alcuni personaggi per poi ucciderli nei primi 10 minuti di film. Perché far tornare personaggi che sono vivi e vegeti nel primo film per poi ucciderli all'inizio del film, e prendere un personaggio che invece era morto nel primo film e farlo tornare in vita magicamente in quest'ultimo? Era come quasi se il film non avesse il coraggio di esistere senza la presenza di Colin Firth, che sì, è un bravissimo attore, però l'avete ucciso nel primo film! Non fatelo tornare in vita come in una soap opera, vi prego, dai! Piuttosto riguarderei due volte di seguito il Kingsman originale. Un film invece che mi ispirava particolarmente, che poi invece si è rivelato una delusione totale, è stato Life. Il film che poteva essere il nuovo Alien, però più realistico perché ambientato al giorno d'oggi, e invece si è rivelato solamente un massacro di persone che dovrebbero essere intelligenti e allenate e attrezzate in una situazione del genere, che invece compiono azioni stupide e non pensano a quello che succede, non pensano alle conseguenze, non pensano al protocollo, senza contare un finale che sarebbe dovuto essere un colpo di scena, ma che però per il modo in cui era filmato si capiva lontano un chilometro come sarebbe finito. Ed infine l'ultimo film che mi ha deluso particolarmente del 2017 è Atomica Bionda. Poteva essere, doveva essere il John Wick al femminile. Tanta azione, tanta violenza. Wow! E invece era un film di spionaggio confusionale a volte, però non troppo confusionale, perché la lista di spie che stava cercando di recuperare aveva come nome in codice la lista. Quindi è un film di spionaggio che cerca di essere facile da seguire, ma allo stesso tempo non lo è per niente. Le scene d'azione fatte strabene, di nuovo gli stessi coreografi di battaglia e combattimento di John Wick, che poi si è rivelato anche privo di suspense per il modo in cui è stato messo in scena. Il fatto che abbia come cornice narrativa lei che racconta quello che è successo quando era a Berlino vuol dire che è sopravvissuta agli eventi di Berlino. E io odio quando i film che dovrebbero tenerti costantemente col fiato sospeso ti fanno un trucchetto del genere. E quindi sì, semplicemente mi aspettavo molto di più da questo film, ha dato qualcosa, però di nuovo non è andato fino in fondo. E invece voi quali sono i film del 2017 che più vi hanno deluso? Lasciateli pure in un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona. Qua sotto potete trovare i miei social, e per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!